ognuno di noi con l'esperienza che ha, quando pensa e costruisce, ma anche dal bozzetto stesso, ma anche dall'idea, tu riesci a capire se puoi andare sul podio o no. Io sono Lello Nardelli, sono il presidente dell'associazione Falsa Buco, creazione e tradizione. Questo è un gruppo che va avanti, diciamo, da 15 anni, abbiamo tutte le fasce di età, dal pensionato al ragazzo giovane, qualche ragazzino che si affaccia, direi pochi, perché ultimamente giocano tutti con il computer e non più con la carta. Beh, il Carnevale Pompidugnano rappresenta tanto, penso, per noi rappresenta tantissimo. Io ho cominciato che avevo forse 15 anni, non ricordo bene, ma credo che avevo 15 anni, spinto da mio fratello Pinuccio Nardelli, che sta con l'associazione per l'estate. E quindi, diciamo, ininterrottamente, perché mi era venuto un anno di lasciare tutto. Lasciai per poco, ma non è la cosa, è proprio un'abitudine. Cioè, io faccio l'elettricista di professione, quindi d'inverno alle 4, 4 e mezza non si può più lavorare, non si vede, e quindi vieni qua e stai fino alle 3 la notte. Quando invece non venivo qua, era un dramma, perché a casa non ci potevo stare, non sapevo stare, perché poi noi siamo molto, molto indaffarati. Poi questo tipo di lavoro, di hobby, raccoglie più professioni, quindi affascina. Devi saper fare il falegname, devi saper fare il meccanico, devi saper saldare, devi saper fare il cartapestaio, ed è molto importante, specie il cartapestaio. Non mi piaceva fare il solito mostro, dato per scontato che i mostri, facciamo un mostro ed è finito. No, invece io ho voluto fare un mostro che non è un mostro, è peggio che un mostro. E quindi mi era venuta questa idea di questo scienziato pazzo che va su questa macchina impazzita, l'orologio impazzito anch'esso, e quindi che ci proietta, speriamo, sul mostruosamente bello. Io aggiungo anche la parte meccanica, cioè so che questa macchina farà così, poi farà così, poi farà così. Cioè mi metto e mi studio anche i movimenti. La sera qua noi ci fermiamo un'oretta, perché ceniamo proprio, perché abbiamo la cucina, abbiamo un bravo cuoco e anche Fabbro, Luigi Laera, che ci fa da cucinare tutte le sere. E allora mette una cosa calda nello stomaco e continua a lavorare, riesce a lavorare. Ogni tanto un grappino, perché fa freddo. Io sono abituato a lavorare fuori, perché il mio mestiere è fatto anche di cantieri, no? Quindi all'aperto. Però una cosa è lavorare fuori il pomeriggio alle 2 o la mattina alle 10, una cosa è lavorare fuori, come qui, che è uguale a che stai fuori, no? Dalle 8 di sera fino a noi, ieri siamo andati via alle 3, cioè stanotte siamo andati via alle 3. E quindi poi si sente freddo.